Oggi continuiamo a parlare di videogiochi, in particolare del videogioco Redfall, titolo sparatutto della Arcana Studios, che è uscito lo scorso 2 maggio per Xbox. Doveva anche uscire per PlayStation, ma dopo l'acquisizione dell'azienda francese da parte di Microsoft, la pubblicazione del videogioco per PlayStation è stata ovviamente cancellata. A quanto dicono le recensioni di questo videogioco, senza troppi giri di parole, sembra che sia una merda. Cerchiamo di capire il perché dopo la sigla. You can Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo del motivo perché questo nuovo gioco chiamato Redfall non sia andato come sperato. Ma prima di cominciare, vi voglio ricordare che se siete nuovi o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per non perdervi gli altri contenuti che porto su questo canale. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere cosa è andato storto nella produzione del gioco Redfall della Arcana Studios. Redfall non ha raggiunto neanche la sufficienza su Metacritic e Bloomberg ha fatto un resoconto su quello che è accaduto durante la produzione di questo gioco, perché comunque sono passati degli anni da quando è stato concepito fino adesso che è uscito, come vi dicevo, qualche giorno fa. E i motivi sono sostanzialmente tre. Non c'era una chiara visione di quello che doveva essere il gioco, c'era un ambiente di lavoro non proprio salutare e questo fatto ha causato il terzo motivo, ovvero la carenza del personale. Inizialmente il gioco era concepito come un multiplayer alla stregua di Fortnite e Overwatch, però poi alla fine le cose sono cambiate in corso d'opera. Questo modo di non gestire bene i progetti nella Arcana Studio erano già successi in altri progetti tipo Prey. E infatti, a causa di un ambiente di lavoro un po' tossico, il 70% dei dipendenti che avevano lavorato nel progetto di Prey, secondo Bloomberg, si sono andati alla macchia, cioè se ne sono andati. Il personale dell'Arcana Studios aveva sperato che dopo l'acquisizione dell'azienda da parte di Microsoft le cose sarebbero cambiate in meglio, facendo dei cambiamenti drastici su quello che doveva essere Redfall, anche se loro effettivamente speravano che addirittura Microsoft lo annullasse, ma in realtà Microsoft non ha fatto nulla, cioè l'unica cosa che loro hanno fatto è quello di dire questo gioco lo dovete fare solo per Xbox, per PlayStation no. Per quelli di voi che lo hanno provato, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo titolo. È veramente così merdoso come dicono? Scrivetemi qui sotto nei commenti. E quindi, prima di lasciarvi, io mi rimando agli altri contenuti che porto su questo canale. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kiko!